Ciao ragazzi, bentornati su Crimax. Allora, oggi sessione in solitaria. Christian non è potuto venire, quindi sono venuto da solo per una pescata di 5-6 ore massimo. Sono nuovamente ai laghi Cesena e sono su il lago B, che è uno dei due laghi che ci mancava, ovvero la B e la E. Gli altri, la A, la C e la F, li abbiamo fatti tutti. Quindi oggi sono sulla B, lo spot come vedete si presenta più che altro per lungo, là potete vedere che c'è un piccolo passaggio dove penso proprio che calerò una canna che si collega con l'altra parte del lago, quindi è fatto così questo lago B. E come sto pescando? Semplice, oggi son proprio semplice, sacchettini in PVA, un po' di pellet, una bilanciata Mix Climax e Pop-Up Crema, una doppia del 16 sempre col Mix Climax e una Pop-Up alla prugna. Ora sto cercando di capire dove stazionano le carpe, stando attento a qualche bollata, a qualche salto. Fa freschino perché per essere fine agosto ci sono 17 gradi stamattina, ieri sera ha piovuto, quindi mi potete vedere che sono con gli scarponi perché qua è tutto bagnato, non potevo tenere le scarpe. E basta, vediamo come va la pescata, speriamo di tirare su qualche carpa. Non ho idea di che tipo di carpe ci sono qua dentro, piccole, grandi, amur, non lo so, è la prima volta, quindi lo scopriremo insieme. Vado a calare le canne e speriamo di vederci con una bella carpa in mano. Penso ci sia qualcosa attaccato sulla canna, ma a questo punto piccolo perché continua a suonare. Proviamo a vedere. Sì, qualcosa c'è. Oddio. Pesa anche. Proprio piccolo non deve essere. Ah, però. Che carpa! Allora ragazzi, carpa numero 1 e non è piccolina. Ve la faccio vedere. Guardate che bella. Saremo sui 10 kg quasi. Veramente un bel esemplare. Ovviamente le bocche non sono quelle da fiume, però guardate. Bella, non me l'aspettavo, pensavo fossero piccole, qua invece c'è qualcosa di bello. La rilasciamo, dai. Ho provato a tirar su questa, ragazzi, perché continuava a suonare e volevo capire se fosse stata qualche tartaruga o qualche gambero che poteva avermi danneggiato le boilers. Sembrerebbe di no, quindi probabilmente qualche piccola carpa che ha tentato di mangiare. Qua vediamo il blowback rig a model 2, bilanciata 20-16,
vado a rifare il sacchettino in pellet, col pellet, e la ricalo subito. Allora, appena ricalata, ragazzi, proprio un minuto fa, è partita subito. Vediamo di cosa si tratta, non penso sia enorme, viene facilmente a riva. Una carpetta sui 2-3 kg, non di più, forse di meno. Allora, ragazzi, molto piccola ma molto combattiva, ha fatto una bella partenza e guardate, a me, io sono innamorato di questi colori qua, sono veramente belli. E abbiamo notato sia io che Cri che le carpe più piccole qua dentro fanno delle partenze toste, eh? Questa veramente una bella regina. Va bene, dai, la rilasciamo. E comunque ha mangiato su una bilanciata 20-16 con amo del 2, quello che avete visto prima. Allora, volevo solo fare una piccola nota. Su tutti i laghi qua non sono mai riuscito a prendere qualcosa con la pop-up. Bilanciata sì, 20 affondante, 16 pop-up, ma con pop-up singola niente, tocche e basta. Adesso infatti ho tolto lo spinner rig con la pop-up alla prugna e ho messo una doppia fondante 20-16 e niente, non riesco a capire come mai ho questo tabù. Io che sono amante dei rig pop-up, qua non riesco a venirne fuori. Se qualcuno può aiutarmi, scrivete nei commenti, perché niente da fare, pop-up non riesco a prendere ai laghi Cesena. Basta, piccola nota, ripeto, se volete darmi un vostro parere, ben accetto, ragazzi. La sessione prosegue, siamo a due catture e mi sto divertendo, dai. Peccato che Christian non c'è, però oggi non riuscivo a venire e speriamo che venga fuori qualcos'altro. Partita la canna, partenza tosta, ragazzi. Giro la videocamera, non so se ha mollato, non riesco a capire, diamogli tempo. No, sembra che si sia spostando il filo, quindi probabilmente è attaccata. Sì, ancora una volta ha mangiato innesco bilanciato e zuppia. Hanno una forza qua le carpe, impressionante, anche le più piccole. Infatti non è enorme, però si fa sentire.
Allora, prima di farvela vedere, questo è il rig, un po' preso male adesso. Comunque, blowback 2016. Eccomi qua, un po' d'acqua, non che non ne abbia, ma ne diamo un po' di fresca. Aspettiamo che si calmi un attimo, ragazzi. Vediamo se riesco a farvela vedere. Questa ha anche una bella bocca. Ok, guardate se riuscite a vedere la pinna, ragazzi, che bella, arancione come piace a me. Eccola qua, una bella regina. Mi piacerebbe fare anche qualche specchi oggi, magari una bella fully, però ci si accontenta, ragazzi. No, sono proprio contento perché non me l'aspettavo di trovare carpe di taglia qua dentro, non so come mai, però guardate che bella. Bene, libertà, e andiamo subito a ricalare. Che partenza! Allora, volevo la specchi e è arrivata una bella specchiettina. E adesso vi farò vedere cosa è successo. Però guardate che colori anche questa. Che belle. Ok, la rilasciamo. Guardate che spettacolo. Guardate la coda. Stupende. Anche questa sana. Rilasciamola e vi faccio vedere cosa è successo. Allora, vi faccio vedere cosa è successo, giusto perché quando dico che anche le carpe più piccole qua hanno una forza pazzesca, questo è il risultato, ragazzi. Guardate l'amo, si è praticamente aperto. Ora, potrebbe essere anche il problema dell'amo, è un amo che ho da un po', sinceramente, però non mi è mai capitato. Cioè, guardate che roba, si è aperto completamente l'amo. Questo ormai è da buttare, quindi rifaccio il rig, doppia del 16 era. Guardate che roba, mai successo, ragazzi. Va bene, ripreparo il rig e ricalo. Allora, ragazzi, momento un po' di stasi. Oh,
sarà circa un 40 minuti che non vedo niente se non qualche bip sulla canna di sinistra. Allora, visto che il caldo inizia a farsi sentire, siamo passati da 16 gradi stamattina e adesso ce ne saranno penso 25-26 sicuramente, dato le tocche costanti ma non le partenze, ho provato sulla canna di sinistra, che è quella che si suona di più, ho provato a cambiare, invece che usare come ho usato fino adesso l'omino di neve bilanciato 20-16, ho provato a mettere due Tiger con 3 kg di mais bilanciato, quindi vediamo se sono meno sospettose. Ho fatto una piccola manciata di Tiger a livello di pastura con la fionda, vediamo se sono meno sospettose, magari non hanno tanto voglia di mangiare col caldo, se cambia qualcosa. E bisogna provarle perché comunque, ripeto, sono già 5 catture, una mi si è slamata sul sottoriva, però si è come calmata, non le vedo più saltare, quindi vediamo se questa scelta si rivela azzeccata. A dopo. Canna lanciata parecchio in fondo, ne ha scobrato due di boilies ed è partita. Parecchio lontano. Stavo per andare via e ne è arrivata un'altra. Allora, ultima regina della giornata, perché stavo per metter via, come ho detto, e lei mi ha fatto ribagnare tutto, che si era tutto asciugato, ma non importa. Piccola, guardate che colori anche questa. Guardate che belle. Va bene, la rilasciamo e a questo punto sto qua un altri 20 minuti e faccio asciugare di nuovo la roba. Allora ragazzi, avete visto l'ultima cattura, proprio mentre stavo per smontare è partita. E niente, adesso come vedete c'è una canna qua, una l'ho già chiusa, che è quella che ho preso la carpa, e basta, mi avvio verso casa, è circa 1:30 se non mi sbaglio, ho fatto le mie 4 ore, sono contento, qualche pesce è uscito, a un certo punto si era un po' inchiodato al lago, vi dico la verità, e forse troppo sbalzo termico, ripeto, stamattina sono uscito di casa, c'erano 16 gradi, adesso ce ne saranno una trentina, quindi non so, si era come impiantato al lago. Adesso è venuta a trovarci l'ultima proprio mentre stavo per smontare, dicevo, e mi ha fatto piacere, però sì, l'acqua penso che adesso sia bollente. Niente, io ragazzi vi saluto, vi ringrazio ancora una volta. Seguiteci sui social e sul canale YouTube, chi non si è iscritto si iscriva ora e basta. Creemax vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima avventura. Ciao!